Abbiamo realtà molto variegate, ci sono realtà scolastiche già molto avanti per quello che riguarda il discorso della comunicazione istituzionale e non attraverso il sito, e altre che stanno un po' iniziando. Ci sono dei punti consolidati, ci sono dei timori, ci sono delle paure o altro. Bene, noi vediamo un po' di smontarle proprio con la forza del lavorare insieme, che ci porta a dire che passi insieme si possono fare, sono quelli che poi sono il nostro obiettivo di lavoro. E la prima cosa da fare è capire che il sito scolastico oggi non è più il sito scolastico anche soltanto di 2 o 3 anni fa. Il sito scolastico oggi è necessariamente l'espressione di un gruppo di lavoro con varie componenti chiamate ad interagire insieme. Quindi se qui sono presenti in sala, lo sono perché ho visto, no, il tipo di tipologia delle persone iscritte, dirigenti scolastici, direttori istituzionali amministrativi e docenti, beh, sappiamo che questo lavoro si fa insieme. C'è un coordinamento da parte del dirigente scolastico, ma ci sono delle figure chiave che sono poi delle persone che sono depositarie di saperi che sono proprio prerogativa loro, e soltanto insieme noi riusciamo poi a realizzare siti che siano rispondenti sia a quelle che sono le norme e sia a quelle che sono, la seconda parte altrettanto importante, le necessità di creare dei luoghi di partecipazione e di relazione tra i veri protagonisti della scuola, che sono i nostri studenti, sono i docenti, sono le famiglie, insomma tutto quell'universo che gravita intorno alla comunità scolastica. Quindi ciascuno col suo ruolo, ma assolutamente insieme, è la prima cosa da dire, proprio perché il sito si compone di più facce. Per il momento noi abbiamo visto in modo significativo qualche importante spunto riferito al respiro istituzionale dei nostri siti, che è assolutamente fondamentale perché la norma ormai ce lo chiede con forza, e non possiamo più dire aspettiamo, vedremo, faremo, ma dobbiamo proprio metterci in questa direzione, quella delineata anche per la parte riferita alla comunicazione web istituzionale del sito scolastico, già detta da chi mi ha preceduto. Quindi gov.it, albo online, gestione trasparente, 3 pilastri ineludibili che devono essere presenti nei nostri siti con la modalità che il Dipartimento Funzione Pubblica ha più volte indicato, e poi anche il CiVIT piuttosto che l'autorità di anticorruzione. Certamente non è soltanto istituzionale, e quindi hanno ragione i colleghi che prima che iniziasse l'incontro di oggi mi dicevano: sì, certo, tutta questa parte è importante dare enfasi, ma ricordiamoci che il sito è anche un momento in cui vengono rappresentate le anime della scuola, e l'anima della scuola è rappresentata da chi la vive quotidianamente, e quindi è anche un luogo non soltanto di erogazione servizi, anche a livello didattico, ma anche di frequentazione per quello che riguarda i nostri studenti, i nostri docenti e, laddove possibile, anche i genitori. E quindi aprire spazi potrebbero essere internamente al sito, possono essere anche con delle, diciamo, come fanno alcuni miei colleghi di altre realtà, con degli spazi studiati appositamente per favorire proprio l'interscambio di documenti. Trasparenza nella scuola certamente ha quell'aspetto istituzionale che noi conosciamo dalle norme, obblighi, atti amministrativi, ma trasparenza della scuola è anche girare pensiero, idee, produzioni, perché lì c'è la scuola che appassiona noi docenti, lì nel sito c'è il posto adatto per trovare dei motivi, delle occasioni per fornire non solo servizi migliori, ma anche gli spazi di incontro virtuale web, e la cura poi dell'aspetto più prettamente comunicativo, che valorizza, se vogliamo, quella componente che noi abbiamo come scuola. Il comune, altri enti non hanno delle cose che abbiamo noi. Noi dentro nella scuola abbiamo persone che provengono da realtà diverse, che hanno bisogni diversi, che hanno storie differenti, che hanno età diverse. Bene, quindi noi abbiamo dentro un tesoro che è ineguagliabile rispetto anche ad altri enti della pubblica amministrazione, quindi noi possiamo far leva su questi aspetti, così come abbiamo anche i professionisti che sono i docenti della comunicazione, ed è importante valorizzarli anche secondo questo aspetto. Naturalmente poi ci sono dei punti fermi già alcuni detti, non sto a dilungarmi. Accessibilità, che a me piace nominarla con un'espressione più vicina alle nostre corde di noi che facciamo scuola.
Accessibilità, termine che a volte ci spaventa, ci sembra che sia chissà che cosa, a volte lo viviamo come un limite. Accessibilità invece come comunicazione inclusiva. Ecco che allora il termine inclusione diventa qualcosa che per noi è un valore consolidato, ma in realtà è la stessa cosa. Quando noi, e dico ancora noi docenti, perché sono ancora docente, andiamo nelle nostre classi e lavoriamo con gli studenti, ci poniamo il problema di parlare a tutti, con tutti, trovando le modalità per personalizzare magari il nostro metodo didattico, la nostra comunicazione didattica. E allora sul web, quando la strumentazione è molto più alla nostra portata, è molto più semplice immaginare di parlare a tutti, comunicare a tutti nel web, perché si tratta di conoscere poi, Roberto, non me volere non pensare che sia un valorizzare poco, ma in realtà tu, ma anche il nostro padre dell'accessibilità, Antonio De Vanna, cosa ci diceva sempre? Dietro l'accessibilità c'è un pensiero accessibile, e noi diremmo un pensiero inclusivo, e quindi per questo noi PDF immagine li vediamo molto male e ci dobbiamo ribellare quando ci vengono dati da pubblicare, perché vuol dire non fare comunicazione inclusiva. Allora noi non possiamo fare 3.000 convegni BES e poi invece cadere nel momento in cui andiamo a comunicare sul web tagliando fuori una parte della popolazione, e questo al di là del fatto che invece se si tratta di un atto amministrativo è un atto non valido, perché è un atto oltretutto non ricercabile dai motori di ricerca, ovviamente. Quindi accessibilità, comunicazione inclusiva come opportunità, non come limite, non come barriera alla comunicazione, ma come possibilità in più. Anche lì, ai tempi dell'inizio dell'accessibilità, voi di UA ci avete insegnato a concepire l'accessibilità come uno strumento migliorativo per fare meglio i nostri siti web, perché ci gioca questo, ripeto, sia sull'uso di alcuni accorgimenti aggiuntivi, ma che poi giocano sulla chiarezza, sulla semplificazione, sulla semplicità di fruizione di un oggetto comunicativo, e quindi è un qualcosa di cui traiamo vantaggio tutti, indipendentemente dalle modalità di fruizione che noi abbiamo in utilizzo. 75 scuole di porte aperte sul web, ma ne avremo anche di più sicuramente, sono soltanto un piccolo estratto, hanno già pubblicato, così come USR Lombardia e come tanti altri ambiti territoriali lombardi e credo anche altri uffici scolastici, gli obiettivi di accessibilità. Anch'essi vanno visti come un'opportunità. Mettere gli obiettivi di accessibilità sul sito non vuol dire non soltanto rispondere al circolare 61 del 2013 che impone la pubblicazione di queste direzioni di lavoro, ma vuol dire farsi carico di un processo di comunicazione col cittadino che ha nell'accessibilità e nella comunicazione inclusiva un momento fondamentale. Quindi che cosa facciamo? E lì vedete c'è lo spirito reale anche di parte di queste norme, soprattutto nel versante della comunicazione inclusiva, perché la riflessione è questa: ci fosse stata la legge tu curo e così devi seguirla, che motivo ci sarebbe mettere obiettivi di accessibilità? Se il legislatore ha previsto gli obiettivi di accessibilità, vuol dire che ci dà di fronte dei traguardi ed è abbastanza preciso, e dall'altro degli impegni, prendendo in esame che l'evoluzione del web non ci dà delle soluzioni definite se per sempre, ma richiede che noi le monitoriamo in continuazione. Qui ci sono degli esempi delle CD Turbigo, e poi abbiamo gli obblighi di comunicazione, 5 minuti ancora, che riguardano un po' quello che abbiamo visto nella prima fase della giornata, e qui verranno ripetuti dall'avvocato Belisario e sono stati ripresi prima da Roberto Scano e da Mario Varini, .gov, piuttosto che i compiti redazionali su Albo e amministrazione trasparente, anch'essa per vedere la comunicazione istituzionale come un'opportunità, che tra l'altro ci aiuta a organizzare meglio anche i nostri uffici, perché abbiamo un elemento di lavoro insieme che di per sé è strutturante, così come imparare a realizzare il sito con le risorse interne vuol dire noi di scuola avere un valore all'interno che possiamo poi utilizzare anche nell'attività didattica di tutti i giorni.
e l'apertura alla partecipazione 2.0, di cui parlerà poi meglio di me Caterina Policaro nel suo intervento sulla social media policy. Nelle slide successive ci sono degli esempi di natura più esplicativa, ma vado oltre e supero anche le slide che sottolineano l'importanza dell'uso della parola, no? Per cui non soltanto l'atto a norma, ma anche come noi lo predisponiamo, ma anche come noi scriviamo nel web, no? Esiste una grammatica del web, noi a volte la dimentichiamo. Mettere e pubblicare PDF immagine vuol dire essere sgrammaticati nel web. Se dovessi usare un termine forte, lo dico con cautela, è un po' frutto di analfabetismo digitale rispetto al web, e lo è, dice Roberto. Ma oltre a quello c'è anche il modo con cui noi scriviamo, ci sono delle tecniche. Noi dobbiamo immaginare chi fruisce dei nostri contenuti, ad esempio con gli screen reader. E allora è necessario riempire di paragrafi vuoti? È utile? La risposta ovviamente no. E allora anche il modo come noi scriviamo, le lettere accentate, piuttosto che tanti altri termini, vuol dire restituire una, diciamo, poi rappresentazione audio del contenuto che sia effettivamente comprensibile o meno. Io ricordo sempre quello che mi dicevano i miei amici di studio dei CICI qua presenti, e che saluto e ringrazio per la continua collaborazione che insieme con ASPI ci hanno sempre dato, ed era come scrivere i numeri telefonici. Non so se vale ancora, sarebbe bello anche poi andare poi nell'approfondimento su questo. I numeri telefonici come sono più facili da ricordare una volta che sono lette da uno screen reader? E lui mi diceva: è meglio se tu li scrivi a terne piuttosto che tutto insieme. Sembra una cosa piccola, ma guardate, questa è un'attenzione. Una volta saputa, diciamolo, facciamolo. Vale ancora, poi dopo invece sono altri modi, perché gli screen reader magari si adeguano diversamente. Bene, cambiamo. Però questi input sono questi input che separano la disattenzione comunicativa alla cura della comunicazione. E c'è diversità, come diremmo noi a scuola. Fare le cose con cura o farle tanto per farle. Chiudo dicendo che tutto questo riteniamo che possa essere possibile insieme, soprattutto se noi valorizziamo il nostro essere comunità come luogo di interscambio, di informazione e di formazione. Chi utilizza i nostri strumenti, lo dico sempre, guardate, è un valore aggiunto, non soltanto perché cerchiamo di curarli meglio che possiamo. Possiamo far meglio, certamente, ma nel frattempo noi diamo lo sforzo massimo che riusciamo a concepire nel mettere insieme tutte queste cose. Però il vantaggio qual è? Il fatto che noi siamo comunità, in cui noi abbiamo in realtà 667 scuole che al 20 maggio del 2014 in tutta Italia, e questa è una cartina che rappresenta i gradi di utilizzo dei nostri modelli, utilizzano tutto ciò e che si ritrovano in spazi condivisi comuni, che sono la mailing list di Porte Aperte sul web e in particolare adesso il siti scolastici, il gruppo siti scolastici su Facebook, una con 600 iscritti, l'altra con 2200 partecipanti. Vuol dire che di fatto noi realizziamo una cosa incredibile, che abbiamo la possibilità di garantire assistenza continuativa veramente 7 giorni su 7, quasi 24 ore su 24, e chi partecipa ai nostri spazi sa che troverà sempre una Nadia Caprotti, un Max Berni, un Marco Milesi, un Andrea Smith, giusto per citarne soltanto alcuni, pronti a dare l'aiuto quando l'aiuto avviene. E questo nessuna azienda è in grado di dare, non soltanto con la nostra tempestività, ma anche con la nostra professionalità e spirito di mettersi a disposizione per aiutare un collega o una collega. Il quadro regionale ci dice che in realtà non c'è solo la Lombardia, 667, meno della metà sono di Lombardia. Non è che voglio dire sono contento che sono 267 invece che 1100, sarebbe bello che fossero magari 1100, ma mi interessa sottolineare che ci sono le regioni e persone e scuole di altre regioni che lavorano senza di noi, hanno diciamo superato loro una barriera importante, la barriera della collaborazione indipendentemente dai territori, cosa che non è facile, vedete, no? Chi lavora all'interno di una pubblica amministrazione sa quanto è difficile lavorare tra uffici limitrofi, figuriamoci quando parliamo di quelle. E allora questo cosa dimostra? Che è una realtà di base a disposizione
delle persone, non importa se poi una persona cambia lavoro, non c'è più o altro, perché sarà la comunità che porterà avanti comunque tutto questo. Con i CMS Drupal, un po' la nostra ammiraglia, strumento direi ormai oleato in tutte le sue parti, avanzatissimo, esempio per tutti gli altri CMS, il CMS WordPress, un attimino forse più amichevole, io sono wordpressiano e quindi magari vedo di valorizzare alcune caratteristiche di questi, i drupaliani le vedono per loro e altri per altri, con i propri strumenti a disposizione, e sono quelli attualmente più usati, avete visto nella slide precedente. Più abbiamo gli amici di Joomla che stanno affinando gli strumenti, cercando di recuperare alcuni punti che penso a breve verranno risolti, riferito alla comunicazione istituzionale, in particolare all'organizzazione trasparente, e poi meno diciamo utilizzati come numericamente ma altrettanto validi, i CMS Plone, ringrazio Fabrizio Rota da sempre insieme con noi nella nostra comunità, e 107 portato avanti da una collega del Novarese. Nelle ultime slide trovate altre indicazioni per discutere e condividere risorse e comprensive di video tutorial, e poi degli spazi diretti per accedere ai nostri servizi. E l'ultima slide, quella dopo la sigla, invece è una mappa Mindomo che in realtà vorrei poi sviluppare ulteriormente con i materiali ultimi, che è poi sulla classe digitale che trovate qua. Cliccando sulla presentazione andate direttamente sul contenuto online. Vi ringrazio per l'attenzione.